importantissimo vincere oggi e fare il risultato, perché veniamo appunto, purtroppo tanti addetti ai lavori vedono le cose in maniera molto superficiale. Noi venivamo da un periodo veramente drammatico da un punto di vista, dal punto di vista della possibilità di poter lavorare con tanti calciatori, con qualche calciatore a disposizione. Abbiamo avuto, come detto più volte, ma sembrava una scusa, il Covid, siamo andati a giocare sempre senza tantissimi calciatori. È stato molto bravo il presidente in questo periodo a darci fiducia, a starci vicino e quindi a capire la situazione, che era una situazione veramente drammatica e che forse non dipendeva dalla nostra volontà, e credo che sia stata molto importante appunto la vicinanza della società, del presidente in particolar modo, per poter per aver permesso poi questo proseguimento e questa vittoria, perché poi dopo tre sconfitte è sempre difficile continuare ad avere fiducia. Penso che l'errore individuale del secondo gol ci abbia un attimino tagliato le gambe, ma per quel che può essere la mia valutazione, la nostra valutazione, dal nostro punto di vista il primo tempo la squadra ha espresso dei buoni contenuti e abbiamo anche creato delle situazioni importanti. Poi chiaramente ci va un po' più di determinazione e un pizzico anche magari di fortuna, perché se avessimo fatto gol il primo tempo la partita si riapriva. Ma noi non dobbiamo cadere sul fatto che la squadra fosse una squadra fisica, lo sapevamo. Avevamo preparato anche la partita per fare in modo di creare dei problemi a loro, che sapevamo quali potevano essere i loro punti deboli. E poi star lì ad andare a vedere se il campo, cioè noi non possiamo allenare e giocare pensando ai condizionali. Noi sappiamo che il campo è questo e che quindi bisogna cercare di adattarsi finché, penso, prima o poi migliorerà. Russotto sappiamo che è un ragazzo che ci tiene, che a volte si assume di certe responsabilità che va oltre. Io sono convinto che la seconda munizione all'arbitro è stato un po' troppo precipitoso, perché comunque lui non aveva minimamente reclamato. È chiaro che lui deve rivedere questi suoi atteggiamenti e comportamenti, ma sono dovuti al fatto che è un ragazzo che comunque ci tiene, non molla mai e vuole assolutamente cercare di dare un aiuto alla squadra.